che è tutto in pompa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi GTA 5 fa 4 anni, compie 4 anni, quindi tanti auguri a questo gioco che ha fatto la storia, chiaramente. Ragazzi, oggi vi volevo portare un tutorial molto semplice. Mi avete anche chiesto di portarlo e ho deciso di fare il video perché comunque è tutto semplice e basta che avete GTA 5 per il PC, niente di che. Innanzitutto ragazzi, vi spiegherò come installare il menu, che sarebbe il mod menu che uso io su GTA del computer, quindi su PC, e lo scripthook, che senza scripthook il menu non parte, non funziona. Raga, è tutto molto semplice, seguite bene i passaggi. Allora ragazzi, questo qui è il sito del menu, vi lascerò il link in descrizione. Se invece volete scrivere su Google, basta che scrivete menu stuff, semplice semplice. Se no, aprite il link in descrizione. E poi ragazzi, questo è il sito dello scripthook. Sito molto, diciamo, semplice, e qua vedrete la versione. Quindi il 3 settembre è uscita l'ultima versione. Ragazzi, da premettere una piccola cosa. Quando GTA 5 viene aggiornato, quindi quando escono i DLC, non vi partirà il gioco perché uscirà la scritta che lo scripthook è vecchio, quindi non vi farà partire il gioco. Quindi dovrete aspettare per forza una nuova versione, che esce sempre dopo 1-2 settimane, perché purtroppo raga sono lenti a far uscire le versioni dello scripthook. Per vedere quando uscita la nuova versione basta che vedete qui la data, tipo l'ultima versione è uscita molto prima rispetto agli altri, perché DLC è uscito inizio settembre e poi subito dopo hanno rilasciato lo scripthook. Ragazzi, invece il menu non c'è bisogno di aggiornarlo sempre, perché comunque funziona sempre. Quando escono gli aggiornamenti ci sono nuove funzioni, niente di che. Basta vedere chiaramente poi la versione qua sul sito, l'ultimo aggiornamento, eccetera eccetera. Ragazzi, allora, prima di installare il mod menu andremo a scaricare il menu, molto semplice. Basta che ragazzi andremo su download e lo mettiamo raga sul desktop, molto semplice. Ok, perfetto, è un file su WinRAR, quindi molto leggero. E poi scarichiamoci il mod menu. Clicchiamo su scarica. Io lo metto sul desktop, tanto comunque raga io ce li ho già inseriti nella cartella, vi farò vedere come si fa, semplice semplice. Scarichiamo anche il menu. Ragazzi, è semplicissimo. Questi qua sono i due file che ci interessano. Prima di andare a mettere il mod menu, mettiamo subito lo scripthook. Apriamo la cartella dello scripthook ragazzi, clicchiamo su bin. Ragazzi, quello che a noi interessa è dinput8.dll e scripthook5.dll. Il native trainer lasciatelo stare perché sarebbe un altro mod menu. Cosa andremo a fare? Selezioniamo dinput e scripthook, li andremo a mettere sullo schermo, guardate, tanto si estraggono automaticamente. Poi ragazzi, semplicissimo, andiamo sull'icona di GTA 5, quindi il gioco installato, tasto destro, e facciamo apri percorso file, molto molto semplice. Ora ragazzi, che dovete fare? Prendiamo questi e li trasciniamo qua dentro. Non lo faccio perché ce li ho già messi dentro. Accettate di sostituire, uscirà la schermata tipo sostituisci eccetera eccetera, e cliccate ok e automaticamente avremo messo dentro la cartella di sistema di GTA 5 il input e lo scripthook. Poi ragazzi, secondo step, semplice semplice, apriamo la cartella del menu. Ok ragazzi, cosa dobbiamo fare? È veramente semplice, dobbiamo copiare menu.asi e menu stuff sul desktop, quindi li andremo a trascinare così, guardate qui. Stessa cosa raga, apri percorso file, dovrei averlo già aperto infatti, trasciniamo sia la cartella che il menu.asi dentro. Guardate raga, ce l'ho già, vedete qui menu.stuff, che sarebbe questa. Stessa cosa, se vi uscirà di sostituire il file fate sì, perché magari sostituirà cose vecchie. E ragazzi, il gioco è fatto, avrete installato il mod menu. Chiaramente quando usciranno nuove versioni rifate tutto lo step di scaricare la roba, chiaramente, perché sarà tutto aggiornato. Sempre estraete sul desktop e poi dobbiamo andare a trascinare nella cartella, così il file vecchio si eliminerà e vi metterà automaticamente quello nuovo. E ora ragazzi, il gioco è fatto, chiudiamo la cartella. Io ragazzi, GTA 5 ce l'ho già aperto, eccolo qua. Ragazzi, io c'ho tutto installato. Come si fa ad aprire il mod menu? Qui raga non dovete fare nient'altro, praticamente sta già tutto installato. Clicchiamo F8
sulla tastiera, ragazzi. La seconda volta, perché la prima tipo mi dà quello scatto. Ragazzi, questo è il mod menu, semplicissimo. E chiaramente potremo andare a fare tutto quello che vogliamo. Chiaramente non andate online perché verrete bannati in pochissimo tempo. Anche se comunque non vi farà andare perché uscirà che avete il gioco modificato. Quindi raga, se avete le mod installate non potrete andare online. Per ritornare online eliminate tutto ciò che vi ho detto prima, quindi tutte le cose che avete messo in cartella eliminate tutto. Ragazzi, vi ricordate all'inizio del video che vi ho detto che quando uscirà un aggiornamento il gioco non ve lo farà aprire? Il gioco non si aprirà perché uscirà che lo scriptbook è vecchio. Per eliminare questo errore, quindi giocare anche senza scriptbook aggiornato, quindi anche senza mod menu, basta che eliminate lo scriptbook vecchio. Però ragazzi, io non lo faccio mai perché diciamo aspetto sempre la nuova versione, quindi mi piace giocare col mod menu, ecco, diciamo così. Ho chiuso il mod menu, lo riapro, ecco qua. Possiamo fare quello che vogliamo, quindi spawnare i veicoli. Basta che andiamo su vehicle spawner, andiamo su super, guardate, ci spawna tutto quello che vogliamo tranquillamente. E così vale per le armi, possiamo cambiare il personaggio, tutto raga, il tempo, mettere la pioggia di meteoriti, è tutto integrato raga. Chiaramente poi vi smanettate, possiamo anche cambiare il colore del menu, quindi io ce l'ho azzurro, potete farlo rosso, verde, tutti i colori che volete, basta andare su setting, eccetera eccetera. Raga, vi ho fatto vedere tutto, è molto semplice, spero sia stato chiaro perché comunque non è nulla di difficile, visto che mi avete chiesto Alex come si fa ad installare il mod menu eccetera eccetera. Niente raga, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici. E magari che non sanno come si fa. Noi ci becchiamo raga al prossimo video. Bella ragazzi.